Milicevic è l'ultima suggestione in ordine di tempo in casa Teramo. Il centrocampista del Pescara potrebbe essere uno dei giocatori in uscita dalla squadra biancazzurra e dovrebbe esserlo anche con una certa celerità, visto che Zeman ha chiesto di avere per la seconda parte del ritiro del Delfino una rosa scremata rispetto a quella attuale. Ed allora ecco che il croato potrebbe essere più di una semplice idea per la mediana del diavolo. Milicevic però, almeno a Teramo, non suscita ricordi molto favorevoli, soprattutto dopo il Teramo Spal del marzo 2015, nell'annata che poi portò la B proprio ai biancorossi. Negli occhi però rimase quel rigore concesso al 92esimo per fallo su Finotto, con Fioretti che pareggiò il vantaggio di Donnarumma. L'Ascoli recuperò due punti al diavolo e molti scommettono che senza quell'1-1 il Teramo il campionato lo avrebbe potuto vincerlo anche prima di Savona. Storia passata ormai. Il presente dice che Milicevic può essere un colpo importante e tornerebbe nel caso ad un'età più matura e con due esperienze, l'Aquila e appunto Pescara, che lo hanno reso un giocatore decisamente diverso da quello che arrivò al Bonolis nel gennaio 2015. Intanto il direttore sportivo Giorgio Repetto mette a segno altri due colpi di mercato che vanno però a rinforzare, più che l'11 titolare, la batteria di alternative a disposizione di Antonino Asta. Perché dalla Nocerina arriva l'attaccante romano Andrea De Iulis, negli ultimi 3 anni in Serie D con le maglie di Vispesaro, Serpentara e appunto Nocerina, per lui contratto di 1 anno. In porta invece il ruolo di 12esimo lo avrà il polacco Michal Lewandowski, che molti in Abruzzo già conoscono perché l'estremo difensore classe 1996 in questa stagione è stato uno dei protagonisti del campionato dell'Avezzano, un talento purissimo che il Teramo si assicura a titolo definitivo con un contratto biennale. Sia De Iulis che Lewandowski inizieranno a lavorare con i compagni di squadra, mentre martedì primo test vero dopo la sgambata con l'Ala Fidelis terminata 8-0. Col Pescara di Zeman amichevole di prestigio ad Avezzano e anche l'occasione di intavolare altri discorsi di mercato.